Eccoci qua, cari amici, con Marcel Minga, qua al Bar Malù della Garbatella. Vedete? Allora, c'è tutta una storia, tutta una storia con Marcel Minga e tutta una storia. La storia tra Albania, Italia, Italia, Albania, Albania, Italia, Italia, Albania. Perché Marcel Minga abita a Roma, dalle parti di Rebibbia. Roma Est, cioè. Rebibbia, il carcere numero 2 di Roma. Al numero 1 c'è Regina Coedi, Regina Celi. Al numero 2 c'è Rebibbia. Io gliel'ho detto a Minga, che sono stato sia a Regina Coedi che a Rebibbia, gliel'ho detto, Beh, ho detto, io sono stato pure nei casini, mica solo in galera. E abbiamo parlato a lungo. Vorrei tanto anch'io un giorno finire in carcere, questo. Beh, guarda, chi si può finire in carcere per tanti motivi, Per esempio, uno dei motivi per cui uno può voler andare in carcere è se non c'è voglia di lavorare. Io riempio tutte le cose, le caselle. Non ho voglia di lavorare. Se uno non ha voglia di lavorare, per esempio, dà un cazzotto a qualcuno e cerca di farsi incarcerare, perché in carcere tu hai colazione, pranzo, cena, cioè vitto, alloggio, non paghi nulla, non paghi le bollette, capito? Non paghi le, e c'è pure da leggere, la biblioteca ti danno i libri da leggere. Io in carcere, durante la mia permanenza in carcere, ho letto tantissimo, sai? E siccome hanno detto che ero socialmente pericoloso, mi hanno messo pure in cella da solo, loro pensavano di punirmi mettendomi da solo, invece mi hanno fatto un piacere, perché io in cella da solo ci stavo benone, continuavo a leggere dalla mattina alla sera. E ha detto che ero socialmente pericoloso, non mi volevano i miei compagni, non mi volevano, avevano paura di me, avevano paura, allora mi hanno messo per conto mio, c'era per conto mio, un po' Regina Celi, un po' a Rebibbia, anche un po' altrove, in tante simpatiche carceri sono stato. Beh, e allora, quindi se uno non c'ha voglia di lavorare, dà un cazzotto per strada a qualcuno, va in galera e fa la pacchia, perché in galera sei mantenuto a spese dello Stato, capito? È la società che ti mantiene. E io ho sempre mangiato volentieri la sbobba, perché in galera il cibo si chiama sbobba. I veri carcerati non la vogliono la sbobba. La sbobba te la danno in un coso, come si chiama? Una gavetta, te la danno in una gavetta la sbobba. La sbobba è la minestra fatta con le patate, con le verdure, nessuno la voleva mangiare la sbobba. Ma tornando all'amico Marcel, qua è un caso tipico, Albania, Italia, Italia, Albania, Albania, che ci sono legami lontani, quelli d'Italia ad Albania, e risalgono alla prima guerra mondiale. Forse lui non le sa queste cose, lui non le sa che nella prima guerra mondiale l'impero austro-ungarico scese giù, Bosnia, Erzegovina, e l'esercito albanese venne salvato dalla flotta italiana. Tutto l'esercito albanese venne salvato perché andò la flotta italiana, siamo nel 1915, l'esercito albanese fu salvato dalla flotta italiana, quindi vabbè, poi c'è stata... Vabbè, si vede che gli italiani avevano interesse a proteggere quella zona. Sì, proprio così. Non perché magari gli fregavano il cazzo dell'Albania. No, proprio così. Do ut des, c'avevano interesse. Comunque tutto l'esercito albanese, l'Albania è chiamata la terra delle aquile, questo lo sa, vedete? La terra delle aquile. Poi dopo le cose continuarono, in ogni caso gli albanesi sono stati i primi a venire in Italia, perché gli albanesi negli anni 80 guardavano le TV di Berlusconi, vero? E voi imparavate l'italiano guardando le nostre televisioni. Sì, era tipo... diciamo che è come... Io vedo tutto questo come... cioè è come se ci hanno fatto vedere
il dolcetto, diciamo. Il dolcetto, mi hanno fatto vedere il dolcetto. Sì, nel senso, in comunismo c'era solo, diciamo, sì, più dovere e meno piacere. E invece... E il dolcetto. Invece con la televisione vedevamo il dolcetto e tutti eravamo felici alla fine di fare, di cambiare, perché pensavamo che con il dolcetto, mangiando sempre dolcetti si stava bene. Hai visto? Invece stiamo scoprendo che mangiando sempre dolcetti si sta male. Care telespettatrici, è vero che è bello? È vero che ve lo sposereste subito, guarda che bel ragazzo. Poi tra l'altro è pieno di pelo, eh? Lo vedete che è pieno di pelo? Guardate che roba. Lo sapete essere pieno di pelo cosa vuol dire? Vuol dire avere tanto testosterone. Il testosterone è l'ormone che fa fare tanti bambini alle donne, capito? Sta calando però ultimamente. No, ce n'hai ancora di testosterone. Beh, lui è venuto in Italia che avevi già quanti anni? A 13 anni era già nella fase dell'adolescenza e quindi ha avuto qualche problema di inserimento scolastico, perché a 13-14 anni uno c'ha già una mente formata, ha avuto dei problemi di inserimento, è stato bravo. Però invece tuo fratello quanti anni aveva quando è venuto in Italia? C'aveva 3 anni più piccolo di me. A tre anni? Però quanto basta per... A 3 anni la tua mente non è ancora tutta imprintata, tutta piena, quindi per suo fratello venire in Italia è stato un divertisma, infatti suo fratello non ci ha avuto nessun problema, lui mi ha detto che a scuola ci stava male, un bravo ragazzo, ma certo che ci stava male, è venuto dall'Albania, è venuto a 13-14 anni, lui aveva una mente già, diciamo così, formata, e si è dovuto confrontare con una realtà diversa, ecco, è la storia, diciamo, lui vive in famiglia, due storie di migranti, la sua che è venuta in Italia a 13-14 anni e quella del suo fratello che è venuto a 3 o 4 anni. Eccolo qua, adesso è venuto a trovarmi qua a Barbalù. Volevo dire che non sono venuto a mani vuote, perciò ho una sorpresa per il professore. Ma come? Se c'è la sorpresa la devi far vedere, la sorpresa. Apposta. Vabbè, ma facciamola vedere qua al pubblico. Sì, al volo. Al volo? Sì, siccome sta qua fuori la sorpresa, professore. Ah, vabbè, allora... La faccio vedere al volo. Però continuiamo il video perché arriva subito. Vabbè, allora resta resta in apertura. Ma guarda, ha portato una sorpresa. Sta fuori, ma chi mi avrà portato? Qualche bella albanese? Perché sta fuori, magari venisse una bella albanese, mi portasse, chissà, ma chi è che se l'aspettava? Ma guarda un po'. Cosa è successo? Allora, ho una sorpresina per il professor Serafino Massoni. Finalmente forse la donna che cercava da una vita è qui. Io non so se sarà di suo gradimento, però c'è una ragazza cinese... Come ma io infatti come proprio di quel, ma io sognato, ma che è cinese orientale, non so bene, vieni cara di, ma allora vieni qua cara vedi che bella, ma io me l'avevo immaginato che la sorpresa era una donna, ma l'ho detto ma l'ho detto vieni qua, metti al posto. Ma io, è vero ragazzi che io mentre lui è uscito l'ho detto che forse mi portava una donna, guardate che intuito. Ma guardate che intuito, l'ho detto prima, quando tu sei uscito. Adesso vedrò il video. Porto, mi porta una donna, mi porto che bella donna che mi ha portato. Dio che bella che... Ah, ma cioè, è un uomo di mio... Fatti vedere, bella. Che bella ecco, che sei. Perfetta. Ah, lo sai che io voglio tanto bene ai cinesi, lo sai? Sì, che ma l'ho detto. Ma tu di dove sei, cara? Sono romana. Sei una bella romana, che bella romana che sei, cara. Vero ragazzi che l'ho detto che forse mi portava una donna? Ve lo dico, è vero, guarda, una romana cinese. No, non ha importanza. Pare che ha apprezzato. È vero, siete testimoni voi. Quando lui è uscito, io ho detto, vuoi vedere che mi porta una donna? Ma... L'ho detto, sai. Vabbè, e questo signore con la barba chi è? Io sono il cane. Chi siete? Siete marito e moglie voi? No. Guardate qua che roba. Qua al barbaluto della garbatella, quante cose. Ma vedi che bella, che fai vedere le mani, perché io giudico tutto, sì, guardate che mano, che si dice mano, mano. A Roma non si dice mani, si dice le mani. Le mani si dice a Roma, è bella, che bella. Va bene cari, allora che facciamo? Lo chiudiamo qua, e questo non è un bel ragazzo, quello che è da sposare subito, vero? È da sposare subito, Lo sapete che mi stanno filmando, vabbè, dai. Vabbè, dai, le sorprese non finiscono mai a questo mondo, va bene? Ok, cari, a tutti, tanti cari saluti. Grazie.
da noi due, va bene? La, e qua la, c'è pure la bella farfallina ragazza. Dovrebbe essere quella ciao. Giusta, anche la fessurina, quindi anche la fessurina, ecco, quella giusta. La fessurina, la fessurina, che Dio la benedica, la fessurina. E c'è anche il fiore, di quel fiore meraviglioso dal quale esce una musica divina. Esce. Va bene, qua da Barmalù, da noi due, da noi tre, tanti cari saluti amici. Ciao. Ciao, ciao, ciao.